Vittorio, tu però hai cominciato, ci tengo a prenderlo un po' alla lontana, perché appunto hai detto una cosa molto bella, è bello rimanere sempre eternamente studenti, ogni film in fondo io mi confronto, mi immergo fino in fondo nelle mie ricerche. Tu però hai cominciato giovanissimo, con una formazione tecnica preziosa che ti è sempre rimasta accanto, su cui appunto hai continuato a lavorare, e hai cominciato anche da operatore alla macchina. Sei stato a lungo, e a lungo hai detto poi, forse, non so, che essere il primo spettatore del film, in fondo per te era un privilegio al quale ti era difficile rinunciare, quando poi hai cominciato a occuparti soprattutto prevalentemente della luce, della fotografia nella sua interezza. Quanto è stato importante questo per te? Quante risposte a queste domande? Troppe domande. Cominciamo da capo. Innanzitutto, perché non amo essere definito direttore della fotografia? Perché sin da sempre ho capito che è un errore stato fatto dai colleghi americani negli anni 60, l'associazione americana si chiama infatti American Society of Cinematographers, che è la parola giusta che ci definisce. In che senso? Fotografia, o photography in inglese, significa dal greco foto, luce, grafia, scrittura. E chi esercita questa, diciamo, esperienza, questo tipo di espressione, si chiama fotografo. Un grafo è uno scrittore, in quanto. La cinematografia o cinematography vuol dire la fotografia in movimento, cioè che c'è un tempo, e quindi colui che la esegue, in inglese la cinematography, con cui veniamo riconosciuti con l'Oscar o con qualsiasi, diciamo, titolo accademico, si chiamano cinematographer. Quindi in italiano sarebbe cinematografia, cinematografo. Un grafo è uno scrittore, non è un logo o un giornale, da come a volte si esprimono. Io, quando ho capito un pochino questo tipo di dizione, non ho amato gli americani che si sono cambiati da cinematographer a director of photography. Perché? Perché loro si sono potuti mettere allo stesso livello del regista, che in America si chiama director, chiamandosi director of photography, e che noi abbiamo scimmiottato in italiano, in francese, in tedesco e compagnia. Perché l'ho fatto? Perché volevo rispettare il regista, in cui non ci possono essere due directors, due registi in un set, perché veramente la traduzione di director è regista in italiano. Nel senso che la struttura cinematografica è un po' come un'orchestra. Ci sono vari solisti, ma c'è un unico diretto, un unico regista. Quello che non hanno mai capito tanti dei registi che non mi hanno amato, quando io mi sono firmato autore della fotografia cinematografica, era perché non volevo essere dichiarato diretto del regista. Cioè era un grande rispetto per questo. Ma tornando alla seconda parte della domanda, io ho avuto la fortuna che mio padre, voi tutti conoscete, anche quello che me l'ha anche riproiettato, Ultimo Cinema Paradiso, che è la storia di un bambino che vede in una sala in una cabina di proiezione un certo numero di film e si innamora di un certo coso. Io un pochino la mia storia è un po' quella, nel senso che mio padre era un proiezionista della Lux Film, una grande casa cinematografica degli anni 50, 70, eccetera, e io andavo bambino a 7, 10, 12 anni, 14 anni così, a volte con lui, e mettevo anch'io le mie manine attaccate al vetro e guardavo queste immagini in movimento, e sicuramente mio padre avrà sognato di far parte di quelle immagini che proiettava e ha appoggiato il suo sogno sulle mie spalle. Io a quell'epoca non potevo capire che cos'era il cinema, la fotografia, però mi ha fatto cominciare gli studi, e io ho fatto 5 anni di studi in fotografia, diplomandomi in maestro fotografico, e 4 anni di cinematografia, tra cui gli ultimi 2 anni al Centro Sperimentale di Cinematografia. Sono uscito che ero, credo, un grande conoscitore della tecnica, perché nel bene e nel male, nelle scuole, istituti, accademie, università anche, purtroppo la nostra area ha un insegnamento specifico, che è la tecnologia. Io all'epoca questo non conoscevo altro che questo. Ho cominciato la professione in un modo molto rapido, sono diventato, come diceva Fabio, un operatore di macchina giovanissimo, avevo 21 anni, e hanno cominciato, dopo un primo o secondo film mio, a cominciare a prepormi
di cominciare a fare quello che si chiamava direttore della fotografia dell'epoca, e io non ho sentito che era il momento giusto per me. Questo è un grande modo per i giovani, perché non bisogna avere fretta, credo, ragazzi. Bisogna aspettare il momento giusto, che si maturi sufficientemente, e io non mi sentivo maturo in quel momento. Non solo, ma se non si sente un certo tipo di affinità elettive con la persona che te lo propone, in questo caso il regista, che è fondamentale, per lo, è il nostro direttore d'orchestra, forse è meglio non farlo. Se quella storia non la sentiamo e non sappiamo tradurla in immagini, forse è meglio non farlo il progetto. E rifiutavo di fare questi progetti.